Serve pergamena? Ci penso arte per te! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per creare insieme una finta pergamena o quantomeno un modo diverso per creare l'effetto pergamenato nella carta. È un'idea che mi è balenata un giorno cucinando. Sì, cucinando. Volete sapere perché? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come creo la finta pergamena. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra simil pergamena. Innanzitutto della semplicissima carta forno, quella che abbiamo tutti in dispensa, in cucina. Ne prenderemo alcuni fogli, un foglio per ogni foglio di carta che dovremo creare, della Vinavil e un pennello. Cominciamo subito con questi pochissimi materiali. La prima cosa da fare è preparare la nostra vera e propria carta pergamena. È un modo talmente semplice che rimarrete stupiti. L'avrete fatto migliaia di volte, già lo so. Prendiamo dei fogli di carta e poniamoli in forno ventilato a 200 gradi per 15 minuti circa. Potete anche sovrapporli l'uno all'altro, metterli nella leccarda e mettere la griglia sopra in modo che non svolazzino via. Cosa dire? Bisogna sempre controllare la doratura della carta, perché la carta piano piano si ingiallirà fino a raggiungere il grado di doratura che vogliamo. A quel punto noi scenderemo la nostra carta dal forno e la lasceremo raffreddare completamente. E qui vedete i diversi gradi di doratura a cui si può arrivare. Si può avere una carta bella tostata, marrone scuro, una pergamena quindi molto scura, una pergamena di media intensità e una pergamena chiarissima a seconda di ciò che dovremo farci. Già così la carta pergamena sarebbe pronta per tutti quei lavoretti di crafting dove serve semplicemente ritagliarla e avvolgere qualcosa, incollare qualcosa, anche se questa non ha un grande potere di adesione. L'unico modo per poterla rendere adesiva è trattarla con la Vinavil. Ora vi faccio vedere. Dopo aver protetto il piano da lavoro, mi raccomando, fatelo sempre, vi faccio vedere come in questo momento la carta pergamena, scrivete sempre con Trattopen, non trattenga molto la scrittura. Vedete? Questo è prima del trattamento, tant'è che passando il dito va via, perché è proprio impermeabile. A due lati ce ne sarà sempre uno maggiormente scrivente dell'altro, ma in entrambi i casi non funzionerà, la penna non verrà trattenuta. L'unico modo è creare un substrato di colla per far sì che questo invece possa avvenire in termini abbastanza agevoli. Vi consiglio di usare la colla pura e stenderla molto molto bene, perché la colla pura aggrappa molto bene sulla carta forno e non crea delle isole, cosa che invece farebbe con l'acqua, perché scivolerebbe via e creerebbe appunto quelle che si chiamano isole impermeabilizzate e quindi poi l'inchiostro non attecchirebbe. Adesso tratto tutta la carta, ne tratto solo metà, così vi faccio vedere proprio la differenza poi tra l'una e l'altra, quella che si può utilizzare semplicemente così al naturale per lavoretti di imballaggio e per lavoretti dove serve appunto che non ci vada a posto nulla, e quella invece dove ci serve che abbia un potere adesivo, non un potere adesivo, dove in pratica le cose si riescano ad attaccare, perché voi sapete che sulla la peculiarità della carta forno è proprio quella di essere antiaderente, quindi dobbiamo smorzare leggermente questa peculiarità. Quindi adesso faccio asciugare tutto e vi faccio vedere poi la resa finita della carta. Vabbè, questa è facilmente intuibile, si usa così e basta. Mi faccio vedere la differenza di adesione tra l'una e l'altra. Ed ecco qui, dopo un paio d'ore di asciugatura, la nostra carta pergamena. Da vicino si vede la differenza, perché ecco, come vedete, la parte trattata, se la orientate, rimane lucida, mentre la parte non trattata rimane opaca. Però voglio farvi vedere una cosa. Faccio una linea semplicemente che va dalla parte non trattata alla parte trattata. Notate la differenza? Soprattutto notate la scritta sulla parte trattata, mentre sulla parte non trattata
quasi non esiste. Questo cosa significa? Che se volete lavorare anche sulle trasparenze, per esempio, voglio fare un bel cuoricino sulla mia carta, così, un cuoricino tutto disordinato, tutto modernino, allora io posso lavorarla da una parte e farla trasparire dall'altra, magari mettendo qua sotto una candelina e farla rilucere in trasparenza, oppure semplicemente se vogliamo usare la carta pergamena possiamo benissimo per scrivere dei bigliettini, possiamo benissimo utilizzarla così. Più colla userete, più lucida verrà. Naturalmente io qui ne ho usata tanta, però più colla userete, nel senso più uniforme sarà la stesura, più il tratto sarà lineare della penna. E vi faccio vedere come rendere proprio delle pergamenine, se ne serve un po', delle pergamenine un po' carine. Con il nostro accendino, sempre fidatissimo, stando molto attenti, arrotoliamo la nostra pergamena, le diamo una stretta, quindi accendiamo, faccio vedere proprio l'effetto pergamena come viene bene, spegniamo l'eccesso di bruciatura anche da questa parte. E voilà, guardate che bella! Guardate che delizia di pergamena. Poi se la volete opaca, ma volete comunque scrivere un messaggio, guardate, non è una pergamena uguale? Comunque, se invece la volete così opaca e volete semplicemente scrivere un messaggio, passate la colla soltanto nel posto dove volete scrivere, mentre il resto lo lasciate così naturale, che sinceramente opaca secondo me risulta ancora più bella. Quindi lasciamo, magari lasciamo qui la scritta, passiamo una pennellata di colla, la facciamo asciugare, scriviamo e poi accartocciamo. Oppure, ancora più carine, ho visto delle partecipazioni, dei bigliettini di comunione dove sulla pergamena veniva applicato il cartoncino, quello di tipografia, con la scritta, con le date e tutto, in maniera da dare una cornice anticata e poi un momento di certezza con il cartoncino. Ma guardate, comunque si può fare anche con quella trattata. E anche i bordi della pergamena trattata, vedete, si bruciano esattamente, magari se li tengo di più, esattamente come quelli della pergamena non trattata. Quindi opaca o lucida decidete voi, potete anche frammistare i momenti mettendo il lucido soltanto, mettendo la vinavil soltanto dove volete scrivere. Ma di sicuro una carta pergamena che vi costa 2 lire, se volete fare i bigliettini di Natale verranno bellissimi, su cui si potrà scrivere con certezza. Bene, se questo tutorial vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su, spesso vedo che le cose più semplici sono quelle che vi attirano di più e spesso quando le cose semplici sono catturate da momenti della nostra quotidianità danno ancora più soddisfazione. Io cuocendo, facendo una cosa al forno per 2 cuori e una cappa, in cui vi invito, il mio secondo canale, vi metto qui il link, anzi vi metto qui ci dovrebbe essere il link, cucinando una cosa per 2 cuori e una cappa ho avuto il guizzo di genio, tra virgolette genio, per fare una finta pergamena. Vedrete in quanti modi simpaticissimi la useremo. Bene, allora vi lascio le fotine e poi andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che è carino questo modo di creare questa carta un po' pergamenata, una carta che può essere usata sia nel crafting per fare bigliettini un po' anticati o molto eleganti, delle piccole partecipazioni a delle feste, a degli eventi, oppure molto più semplicemente per creare degli oggettini appunto pergamenati come delle lampade, delle piccole lanternine, insomma trovate voi l'utilizzo più opportuno, io vi ho fornito il mezzo. Spero che questa serie di video sulla carta vi piaccia, questo modo di creare le carte sempre differenti e sempre nuove. Aspetto i vostri commenti qua sotto e anche i vostri suggerimenti su carte da realizzare, se volete vedere particolari carte che a me in questo momento non sovvengono. Quindi lasciatemi un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto,
condividetelo se pensate che possa essere utile a qualcun altro e io vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram. Lasciatemi tantissimi commenti che io avrò il piacere di leggere tutti, a cui darò sempre una risposta. Io vi mando un grande bacio e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto. Arrivederci al prossimo video!